Avete letto l'articolo di oggi di Massimo Numa sulla stampa, riguardo al presidio di Chiomonte? Che cosa ne pensate? Beh, il presidio di Chiomonte è stato fatto per motivi, diciamo, di contrasto al cantiere. Noi siamo stati denunciati ed è stato sequestrato il presidio, perché naturalmente, come anche la baita, li abbiamo fatti con uno scopo preciso. Però il cantiere e tutte le recinzioni che sono state fatte dall'LTF sono altrettanto abusive. Invece di essere state sequestrate dalla magistratura, sono loro che hanno sequestrato i nostri beni comunali, il museo e la cantina sociale, perché se i nostri concittadini per andare sul loro territorio sono obbligati a chiedere un permesso e tutte le volte superare un cancello, questo è un abusivismo che secondo me è molto più grave di quello fatto per una baracca di legno che non comporta danni alla popolazione e né danni al territorio. Quindi riteniamo che il nostro sindaco che parla della Sardegna e che vuole difendere il territorio dalle eventuali alluvioni, si è posto il problema quando ha dato il consenso o addirittura ha chiesto la presenza del cantiere alla Carea. E con i soldi che hanno speso e spendono per quest'opera qui potrebbero mettere in sicurezza tutto il territorio, perché noi sappiamo benissimo che nell'alluvione che c'è stata nel 57. 2000 la Dora ha portato Anche dei la danni. centrale è rimasta sommersa nell'acqua, quindi. Preoccupiamoci veramente del territorio. Quando uno si preoccupa del territorio, si preoccupa tutto nell'insieme, non di un piccolo caso. Ma avendo origini sarde, mi viene da rilevare l'ennesima contraddizione che alcuni politici sfruttano a proprio uso e consumo, coprendo delle porcate che loro spacciano oltretutto per lavoro. Sarebbe bene che i fantomatici finanziamenti che loro vogliono mettere per quest'opera inutile siano magari usati per mettere il territorio anche nazionale in sicurezza. Fossero stanziati miliardi per mettere in sicurezza coloro che hanno avuto questi problemi, quindi la Sardegna ad oggi, l'Aquila anni fa e tutto il territorio nazionale per evitare eventuali tragici eventi come quelli che sono successi recentemente in Sardegna, sarebbe una cosa decisamente più sana. Parla di decine di miliardi di euro da spendere in quest'opera. Direi che non so se bastino, però comunque siano sicuramente utili alla causa. Di certo non bastano quei 10-20 milioni che Letta vanta di aver messo per aiutare la Sardegna, cioè 10-20 milioni, malappena un comune di qualche decina di migliaia di abitanti ce l'ha in bilancio normalmente. Figurati in una situazione in cui è successa una tragedia del genere, insomma, mi sembra proprio un po' una piccola elemosina, ecco.